Sembrerà semplice, ma in realtà non è banale. L'obiettivo di moltissimi runner, se non quasi tutti, è quello di percorrere una determinata distanza nel minor tempo possibile. Di conseguenza, uno degli aspetti da considerare nella biomeccanica di corsa è come si riesca a farlo, e qua ci viene in aiuto il concetto di forza, che potrebbe essere uno strumento che ci consente di avanzare a una velocità più elevata. Il classico errore del podista amatore è quello di valutare separatamente la cadenza e la lunghezza del passo. In realtà i due parametri sono molto collegati, ma e voi vi chiederete cosa c'entra tutto ciò, che cos'è la forza, ce lo spiega Elisa che primo video in maniera dettagliata e super precisa ci racconta quali sono i comportamenti da adottare per migliorare la forza. Sentiamola. È davvero utile allenare la forza per migliorare la corsa? Molti studi scientifici hanno cercato di capire quanta forza deve avere un atleta di endurance e i risultati che sono emersi sono abbastanza contraddittori. Innanzitutto, un atleta di endurance usa il 25% circa della sua forza massimale, ma lo fa per un numero elevato di ripetizioni. Tuttavia, si è visto che chi aveva più forza aveva anche una migliore prestazione in velocità. Cos'è dunque la forza? La forza è una componente principalmente neurologica. È il numero di fibre massime che il nostro cervello riesce a reclutare per svolgere un determinato compito. La resistenza invece è metabolica e dipende dalla velocità di risintesi delle famose molecole di ATP. Negli atleti di endurance si è visto che queste due componenti, forza e resistenza, sono interdipendenti tra loro. La forza gioca un ruolo ancora più importante nelle competizioni di breve distanza oppure nel trail running, dove la forza massimale influenzerà positivamente i risultati sia di una gara corta come un vertical che di una lunga distanza come una 100 km. Cosa miglioriamo della nostra corsa grazie all'allenamento della forza? Innanzitutto l'efficienza del gesto atletico, i tempi di contatto con il suolo e i tempi di risposta. Possiamo avere grossi miglioramenti della nostra postura e possiamo anche aumentare la tollerabilità al carico di lavoro e questo avrà degli effetti positivi sia in allenamento ma anche in gara. Migliora l'economia di corsa. Aumentare la resistenza alla fatica ci permette di mantenere un gesto atletico economicamente meno dispendioso per tutta la durata degli allenamenti o della gara. Riduce gli infortuni. Allenare la forza ci permette di aumentare il nostro range di allenamento. Quindi muscoli più forti vuol dire anche meno carico per l'apparato osteoarticolare, movimenti più fluidi e meno disequilibrio a livello muscolare. Quando inserire l'allenamento di forza nel tuo programma settimanale? Allora, potrebbe essere inserita una sessione di forza dopo un allenamento di qualità, magari prevedendo due sessioni separate. Sicuramente l'ideale sarà non inserirlo prima di un allenamento impegnativo, né nelle ore precedenti né possibilmente il giorno precedente, perché potrebbe provocare sovraccarichi muscolari. Alcuni podisti amano inserire l'allenamento di forza prima di una corsa di scarico. Questa potrebbe essere una valida alternativa. Ma perché allenare anche la parte superiore del corpo? Spalle, braccia, torace contribuiscono direttamente alla lunghezza del passo. Inoltre, l'oscillazione delle braccia durante la corsa trasferisce tantissima energia alle gambe. Avere spalle più mobili e sciolte rende più fluida la nostra corsa, migliora la biomeccanica e in questo modo migliora anche la performance, perché riusciamo ad avere un minor dispendio energetico a parità di passo al chilometro. Sarebbe potente se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Il libro di Breckrove è quello che consiglio nel caso in cui voleste approfondire l'argomento. Come allenare la forza generale per la corsa? Io ti consiglio il CrossFit, in cui puoi allenare la forza mantenendo alto anche il cardio. Infatti, nei WOD spesso si associano esercizi di sovraccarico a esercizi sul vogatore, sullo ski erg e sull'airbike, con pochissimo recupero tra le serie. L'intensità è elevata per tutto il tempo dell'allenamento.
Nel CrossFit vengono coinvolti tutti i gruppi muscolari e si lavora tanto anche sulla mobilità articolare, sia della parte alta del corpo che di anche ginocchia e caviglia. Il carico non deve essere eccessivo e può essere gradualmente aumentato nel tempo. Per avere dei risultati positivi sulla tua corsa, sulla tua performance, dovresti dedicare alla forza almeno 2 allenamenti alla settimana. Questo non è tempo che tu rubi alla corsa, ma è tempo che ti aiuterà a migliorarla. Molto spesso il problema è il tempo che abbiamo a disposizione. Se vuoi inserire degli esercizi di forza nella tua routine di allenamento, lo puoi fare anche a casa, con esercizi che non richiedono nessuna strumentazione, come ad esempio i burpees, che rappresentano un ottimo allenamento cardio e di reattività muscolare. Oppure puoi provare sit-up, l'addominale per eccellenza, in cui il core lavora in toto, dal muscolo retto dell'addome, i muscoli obliqui, trasversi e anche i muscoli flessori delle anche, come ad esempio l'iliopsoas. Se hai a disposizione invece una kettlebell, io ti consiglio di provare l'American Swing, un allenamento in cui lavorano in spinta i muscoli delle gambe e del bacino. Se invece a casa hai 2 manubri, devi assolutamente provare il double snatch oppure lo squat clean. Se vuoi rendere ancora più complicato il burpees, io ti consiglio di provare il devil press e già il nome la dice tutta. Dovete prestare attenzione al lavoro di tutto il corpo. Otterrete migliori risultati se farete degli esercizi che coinvolgono più di un'articolazione o di un gruppo muscolare insieme, come ad esempio gli squat, gli affondi o i deadlift, che sono da preferire a quegli esercizi di isolamento in cui utilizziamo una sola articolazione o solo un muscolo, come ad esempio potrebbe essere la leg curl. L'obiettivo è abituarsi a controllare il peso su più piani e ad avere maggiore consapevolezza del corpo. Questo migliorerà la nostra mobilità, l'equilibrio e anche la velocità. Vale la pena inserire degli esercizi a gamba singola, costruendo una routine che includa deadlift a una sola gamba, ad esempio, squat bulgaro, affondi. Tutti questi tipi di esercizi ci permettono di riequilibrare un eventuale deficit di forza tra gamba destra e gamba sinistra. In termini pratici sicuramente dipende anche dal vostro livello di corsa, ma soprattutto di allenamento. Potreste di fatto fare 2 allenamenti a settimana di forza di 30 minuti, ma magari anche qualcosa in più. Potreste andare in palestra oppure lavorare da casa. Questo secondo me dovrebbe essere consigliato dal vostro coach. Le soluzioni sono chiaramente molteplici, però il tempo a disposizione è l'unico fattore che limita la scelta di quali allenamenti fare. In conclusione, migliorare la forza potrebbe essere importante soprattutto se cercate di migliorare il vostro personal best. Chiaramente non deve andare a discapito della corsa, ma soltanto essere qualcosa aggiuntivo. Nei prossimi giorni chiederò a Elisa di raccontarci altri video di preparazione. Voi nel frattempo stay strong, keep running, scrivetemi qua sotto quali altri video vorreste vedere. Ciao, alla prossima!